Ragazzi, sono qui con Damiano, che è un broker che praticamente ti dà una mano per risparmiare sulla luce e il gas. Parliamo un po' di come risparmiare sulle bollette luce e gas. Damiano, che è un esperto, un broker, ok? Buongiorno. Che tratta di... lui praticamente è un broker su questi discorsi qua delle bollette, luce e gas. Affrontiamo un po' il discorso della giungla che c'è stato in questo periodo qua. Come risparmiare, cosa è successo, c'è il mercato libero, non si capisce più niente, c'è... Allora, ultimamente, come tutti sapete, sicuramente c'è stato una... non si capiva niente con i prezzi, perché c'era un aumento incredibile del prezzo della luce e del gas nei periodi precedenti. Ovviamente quella crisi energetica. È stata la crisi energetica, perché tutti sappiamo, è sotto la bocca di tutti. E poi c'è stata questa roba del mercato libero. Certo, poi ora c'è la liberalizzazione del mercato, obbligatoria. Infatti ora, prima era obbligatoria dal primo di gennaio, adesso l'hanno un po' prorogata, un po' pochino più avanti. Sicuramente ora a fine maggio già bisogna già essere già entrati dentro il mercato libero. Ovviamente per chi è over 75 lì non c'è nessun problema, perché lì le persone possono rimanere tranquillamente con il servizio tutelato, di maggior tutela, e quindi avere i prezzi stabiliti dall'ARERA. Beh, praticamente tu consigli, prendendo una percentuale, quale operatore meglio? Assolutamente sì, infatti come... anche Lorenzo comunque ha potuto beneficiare di questo mio servizio. Perché io non capivo niente, esatto. Però ho detto vabbè, fai un video, perché almeno diamo una mano anche agli altri come me che non ne capiscono niente. Certo. Perché io non ne capivo niente assolutamente, anch'io come te, eh. Cioè, scusa, io non ne capivo, tu ne capisci, cioè certo. Io come gli altri. Cioè, com'è composta alla fine una bolletta? Cioè, allora, questa è una classica bolletta, ovviamente un e non è la mia, è di un suo cliente. Un operatore generico, no, questo è un cliente che si è rivolto a me perché pagava tanto, ovviamente si capisce bene che pagava tanto. C'è... Ok. Questo comunque, come vedete, è il prezzo, quanto ha pagato totale la bolletta, e si compone delle varie voci. La voce quella che ci interessa è la spesa energia, perché tutte queste voci, tra cui spesa, trasporto, energia, gestione contatore, la stabilisce sempre lo Stato, la può variare in base a come... Sì. Allora, quello che ho capito anch'io è che il problema è proprio il prezzo dell'energia alla fine. Esatto. Nonostante comunque il bonus sociale, come vedete, sta persona... Perché a me era capitato che ci avevo un contratto ancora di un anno fa con un costo energia alto, e qui è stata dura. Eh sì. Là invece il discorso è stato che ho notato che la quota fissa che stabiliva quel gestore era esageratamente alta. Semplicemente sono andato a trovare un fornitore che dava una quota fissa molto più bassa, uno spread minimo, e quindi è normale che Lorenzo si è trovato bene. E questo qui avviene sia per la luce che per il gas. Esattamente sì. Sì. Per il gas c'è un prezzo che adesso, come si può vedere, è migliorato sensibilmente. Prendo un esempio, qua c'è la tabella di tutto l'andamento del PUN, ovvero il prezzo unico nazionale standard per tutte le compagnie, che è andato scendendo da ottobre fino ad oggi, come vedete è andato scendendo sempre di più. Ok, quello che... Però la cosa assurda è il fatto che comunque, cioè, puoi cambiare contratto da un giorno a domani. Esatto, perché nel mercato libero non c'è nessun costo. Non c'è nessun costo, quindi è totalmente gratuito. Non c'è nessun vincolo, non è come la TIM, la Vodafone, che ti vincolano, che per forza... Quindi ogni 3x2 puoi cambiare. Attenzione, non puoi cambiare sempre, perché... No, 3 volte all'anno mi dicevi. Massimo, no. Proprio in casi eccezionali, perché se si sfora si rischia di andare in turismo energetico, e quindi le compagnie ti mollano, non ti vogliono più. Però c'è il problema che chiamano a casa anche gente come gli anziani, che non ne capiscono niente e magari fanno un contratto oneroso. Esatto, questa è una piaga, appunto, come diceva Lorenzo, perché le persone al di là del telefono non possono vedere la bolletta, è coperta da privacy, quindi lì le persone anziane soprattutto vengono diciamo prese, raggirate, prese in giro con una speranza che pagano un cavolo la luce, mentre in realtà poi si ritrovano magari un fornitore, non facciamo nomi. Sì, no, lo come so. Carissimo. Carissimo. Dove dicevano Mario Monti. Ma questa era con mia zia, va bene. Con zio. Però quella bolletta lì era... Vabbè, io mi sono rivolto a un broker come lui, perché almeno... Sì, tu ci fai una piccola cresta, diciamo, sui contratti, però in realtà ti consiglia qual è il migliore, cioè il ruolo tuo alla fine qual è. Allora, a quello appunto di paragonare, faccio un esempio, abbiamo dei paragoni tra le varie compagnie, quello che si va a modificare è semplicemente la parte della quota fissa. Come vedete, sempre questo è un contratto che non è di casa, ma di un'azienda, 144 euro spalmati, che fanno i 12 euro mensili, che sono di quote fisse, che sono standard. Sì, in realtà il tuo lavoro, cioè il tuo guadagno non è tanto, è dirti questa è la migliore offerta e tu guadagni su quella.
Esatto, le compagnie stesse mi pagano. Esatto. Per un, quindi un buon servizio aiutare. Che comunque fa il cliente. Esatto, è come un commercialista che si occupa di sì, esatto. trovare la soluzione migliore per un imprenditore. In questo caso esatto. mi associo alle famiglie, alle imprese, piccole e medie imprese, per aiutare a trovare il margine di risparmio facendo una sorta di calcolo molto semplificato. Cioè, io lo faccio approfondito, me lo rendo semplice. No, ma io so che tanta gente si rivolge a dei professionisti come te perché comunque... Cioè io sono arrivato a te perché comunque ti conosco, sei venuto al mio raduno, poi mi hai detto faccio sto lavoro, allora dico ben venga, uno che mi dà una mano. Però tanti purtroppo sono un po', diciamo, nella... Il problema è che tante persone non hanno un punto di riferimento, appunto, magari cercano di spiegarselo loro, cercano di leggere loro, ma come vedete qua c'ho talmente tante pagine, tante letterine che per andare a... Sì, che non si capisce neanche, io non ne capisco. Andare a fare proprio lo zoom su quelli che sono i costi, vedete, no? Quella quota fissa, come vedete, è 48 euro, mentre l'altra è 144. Quindi una persona non sa, non conosce queste voci, quindi non riesce a comporre la bolletta. In questo caso si compone la bolletta in maniera perfettamente corretta da contratto e la persona si trova a pagare di meno. Cioè, quindi tu dici, se uno ne capisce va bene, altrimenti è meglio andare da un broker. Un broker ha un vantaggio rispetto a chi ha un singolo brand, perché un broker... a meno che uno ne capisca. Ovviamente. Esatto, un broker può paragonare più aziende, ne paragono ad esempio una decina, tra questi 10 prendo tre migliori, sì. tra i tre migliori vedo come si compone la bolletta meglio, tra questi tre gestori migliori, che di mese in mese ci sono offerte migliorative, e troviamo appunto l'opzione migliore che si adatta in base alla condizione del cliente, alla sua esigenza. Il problema che è nato è proprio nato quest'anno col mercato libero, perché prima non c'era questo problema, diciamo, esatto. onestamente. Col mercato libero, diciamo che purtroppo le persone sono obbligate a scegliere, in questo caso chi può... Ma cos'è dovuto questo arrivo del mercato libero? Sicuramente è stata una manovra per... stanno privatizzando tutto l'Italia ormai, l'Alitalia, l'autostrada, le poste... E quindi si è privatizzato anche questo. E quindi sì, c'è possibilità alle persone che vogliono lavorare come me a studiare bene, perché prima di fare questo lavoro, ho quasi 6 anni di questo lavoro, ho speso veramente quasi 10.000 euro, un sacco di soldi per fare questo tipo di lavoro, mi sono formato, sono laureato, però non ho voluto fare... il lavoro della mia laurea, perché questo lavoro mi dà molto più libertà di viaggiare, di gestire il mio tempo, ho guadagnato anche molto molto bene, e quindi è un lavoro che ti dà serenità, aiuti le persone sono contenti, ti danno il passaparola indietro, non cerco persone, lo facevo all'inizio, proprio i primissimi mesi. io sono venuto anch'io con te perché non ne capivo niente, dico la verità, cioè anch'io purtroppo, sai, con tutto questo mercato, anche se capisco un po' di finanza, ma tutte ste voci. Cioè la cosa buona è proprio che ti dai l'offerta migliore, perché in questo momento le compagnie fanno un po' la lotta, diciamo, adesso a fare i prezzi migliori, esatto. però non sai quale sfruttare. Il problema è che se ti leghi, come io l'ho fatto, a un contratto vecchio che ancora era alto, ho pagato molto perché purtroppo ero legato e non sapevo neanche che si poteva cambiare così facilmente. Esatto, proprio come una persona che va, faccio un esempio anche spicciolo, no? Forse le analisi del sangue, analizza la sua situazione, del emocromo, eccetera. Uno specialista gli può far capire questo valore è così, questo valore è così, questo valore è così. Stessa cosa le bollette. E per chi invece non ha un broker così, per risparmiare cosa dovrebbe fare? Chi non ha un broker... sì, esistono dei paragoni dei compratori online, ma non sono molto precisi, perché ti dicono una cosa molto molto in larghe linee, ma alla fine non si va a ritrovare in bolletta quello che vorrebbe. Quindi il discorso è avere la fortuna di trovare un broker, una persona di fiducia che riesce comunque a trovare, oppure vedere quanto è adesso il prezzo comunque, e vedere che il contratto che ha non sia vecchio oneroso. In questo caso, cioè, anche se uno non ce l'ha, vedere il prezzo è una cosa, perché è vero che il PUN dice che scende, però c'è anche la componente che ogni contratto ha. Cioè tu dici, per tirare un po' l'acqua al tuo mulino, che un broker è sempre meglio. Non è che è l'altro mulino, è proprio reale questa cosa. Per esempio io, ho trovato te perché sei venuto alla mia mangiata, ma uno per esempio che vorrebbe rivolgersi a un professionista, come fa a trovarlo? Solitamente le persone non hanno un punto di riferimento, perché è più un passaparola. Sì, ci sono comunque dei punti energy point chiamati, punti fisici,
magari uno fa più preventivi, che so, se uno ha un, che so, si trova in un paese, c'è il punto Enel qua, il punto altra compagnia lì, Eni qua, bussa da più porte e vede chi dà il prezzo migliore, altrimenti va da un broker, fa, senza fare 10.000 giri, perché la macchina e spendere tempo, va direttamente da me e fa tutte le compagnie insieme. Esatto, e uno come te che comunque più cose insieme. Beh, è una funzione, comunque è un lavoro utile che comunque può portare a loro. Ti ringrazio. Perfetto, grazie a te Lorenzo, grazie a voi che avete ascoltato, vi raccomando fate attenzione perché non voglio spezzare la lancia sempre a favore mio, perché alla fine ci sono tanti che lavorano bene, tanti che sono a fare il proprio mestiere, ci sono call center che è vero, non vedono la bolletta, questo è vero, diciamo, quindi fanno le cose alla cieca. L'unica cosa da dire è di stare attenti. Esatto, state attenti, non rispondete a chi comunque vi promette la luna, perché la luna non c'è adesso. Esatto. Ti ringrazio Damiano, grazie per i consigli.